Amici di Valeria e Davide in tour. Oggi abbiamo pensato di fare questo video per augurare un buon anno scolastico a tutti, agli studenti, ai professori, ai dirigenti e a tutto il personale. Esatto, che questo sia un anno ricco di soddisfazioni e di crescita, esatto, affinché le nostre scuole siano sempre più attive, produttive e in costante miglioramento. Buon anno scolastico a tutti. Pertanto oggi vi facciamo vedere il primo liceo del Regno d'Italia, inaugurato nel 1861. Stiamo parlando del liceo Vittorio Emanuele II e vi raccontiamo la sua storia. Perché dove c'è storia? Ci siamo noi. Andiamo. Ci troviamo qui in Piazza Dante, adesso dobbiamo attraversare Portalba. Andiamo. Amici, superata Portalba, dobbiamo girare a destra e prendere via San Sebastiano. Ecco amici, liceo statale Vittorio Emanuele. Entriamo. Il liceo Vittorio Emanuele II fu il primo liceo del Regno d'Italia, inaugurato nel 1861. Nel 1990, per celebrare l'anniversario dei 125 anni del liceo, si ebbe l'idea di creare un simbolo che rappresentasse in Italia e nel mondo il liceo più antico di Napoli e si scelse un'effigie presente su tutte le monete dell'antica Neapolis, un'immagine che risale al V secolo a.C., che raffigura il dio dei fiumi Achelò, un minotauro al contrario. Perché al contrario? Perché ha il volto di un uomo e il corpo di un toro. Il minotauro è uno dei personaggi zoomorfi della mitologia greca, considerato il padre delle sirene e quindi della sirena Partenope. La medaglia poi è stata riprodotta ed è diventato l'emblema del liceo Vittorio Emanuele II, il liceo più antico di Napoli. Quella è la medaglia che è stata riprodotta, emblema del liceo Vittorio Emanuele II, il liceo più antico di Napoli. Eccolo lì. Sopra è scritto Liceo Classico Vittorio Emanuele II, Napoli, 1861, anno dell'inaugurazione. Sempre nello stesso anno, nel 1990, ci fu un gemellaggio con il Liceo Classico di Cracovia, che si trova in Polonia, e fu regalata agli studenti e ai professori questa medaglia per celebrare l'evento e ricordare le antiche origini culturali del liceo napoletano e l'amore che queste scuole avevano per gli studi classici. Amici, siamo usciti dalla scuola, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti!